La famperidina è un farmaco che blocca i canali ionici, non solo il canale del potassio, ma anche i canali del sodio e del calcio, determinando così una migliore trasmissione nervosa lungo le fibre demielinizzate. La famperidina è stata approvata per migliorare la motilità nei pazienti con sclerosi multipla, per migliorarne la deambulazione, dopo studi di fase 3 che avevano dimostrato un impatto positivo, sui parametri di valutazione clinica della deambulazione, usando test che sono quelli che si usano nei pazienti con sclerosi multipla, come l'Ambulation Index e il 12-Item Walking System. Nello studio ENABLE, si è andati oltre, si sono presi i pazienti che rispondevano alla terapia con famperidina, migliorando la deambulazione nelle prime 4 settimane di terapia, e questi pazienti sono stati portati avanti per 48 settimane con una valutazione globale della qualità della vita, sia con test di valutazione di disabilità fisica che con test di valutazione della disabilità cognitiva e mentale. Quello che si è visto è che in quasi tutti i parametri di qualità della vita testati, i pazienti che avevano un beneficio nella deambulazione nel primo mese di terapia mantenevano un beneficio su molti dei parametri come la deambulazione, ma anche la possibilità di portare pesi, la possibilità di salire e scendere le scale, su performance cognitive e psichiche per un periodo prolungato che era quello periodo dello studio, cioè 48 settimane. Questo ci dice che il miglioramento della motilità e della deambulazione nei pazienti con sclerosi multipla si traduce in un miglioramento di tutte le attività che riguardano la quotidianità dei pazienti e delle persone, che vanno sia dall'attività fisica che ovviamente si manifesta nell'attività professionale, nell'attività del tempo libero, nella famiglia, ma anche nell'attività mentale e in molti test di valutazione fisica e cognitiva. Effettivamente questo farmaco sembra dare dei benefici consistenti.